Bentrovati amici della linea, noi ci troviamo a Caserta, nella zona industriale, davanti all'ingresso di una delle discariche più grandi d'Italia, la discarica Louttaro, aperta nel 1994 e entrata in funzione durante quegli anni più bui dell'emergenza rifiuti in Campania, quando i sacchetti di immondizia raggiungevano i primi piani delle case. Qui è stato conferito di tutto, non solo rifiuti umidi e organici, ma anche rifiuti industriali, rifiuti ospedalieri, fino al 2007, quando i carabinieri del NOE di Roma l'hanno chiusa definitivamente, sequestrandola. Al centro di diverse inchieste giudiziarie, questa discarica ha rappresentato un incubo per questo territorio, tant'è che molti cittadini riuniti in comitati hanno poi presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ed oggi, dopo 30 anni, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la gestione di questa discarica, invitando il nostro paese a bonificare, a risanare questo territorio vasto, immenso, che raccoglie più di 3 invasi. Dunque siamo giunti ad una svolta. Non solo la condanna della Corte di Strasburgo, ma finalmente anche un primo progetto di messa in sicurezza. 6,5 milioni di euro, un finanziamento ottenuto dal Comune di Caserta, con i quali appunto si comincerà nel 2024 a risanare almeno parte di questa grande discarica. Resta comunque il grande interrogativo al quale nessuno ancora ha dato una risposta. Quali danni ha prodotto non solo all'ambiente ma anche alla salute di questi cittadini la presenza di una discarica così grande come quella di Louttaro? Ne parliamo in questa puntata della linea. Io mi chiamo Mariano De Matteis, sono un farmacista che ha fatto parte fin dall'inizio, quindi dal 2006, di tutte quelle che sono le manifestazioni per bloccare in effetti la discarica Louttaro. Ovviamente Louttaro ha scatenato siccome c'era un odore molto forte, qui abbiamo avuto praticamente anche delle manifestazioni di massa da parte dei sannicolesi, soprattutto perché erano quelli che ne risentivano di più, perché Caserta è più lontana. In realtà sono Maddaloni, San Marco e San Nicola, quindi parliamo di una concentrazione di 70.000 persone più o meno. La gente è scesa in strada perché non poteva, in quel momento, non poteva aprire neanche le finestre. È venuto il vescovo Nogaro, abbiamo fatto manifestazioni, quindi da lì è partita tutta questa reazione, diciamo, dei vari gruppi, fra cui c'era il Comer, c'era il Comitato Civico, c'erano diverse organizzazioni, Lega Ambiente, tutti eravamo tutti compatti. Questa fase, diciamo preparatoria, conflittuale, abbiamo avuto anche scontri, via dicendo, si è evoluta, tanto è vero che si è scoperto praticamente che anche qui c'erano stati anche degli scarichi di materiale nucleare. Ecco qui quindi che è intervenuta, secondo me, adesso non ricordo esattamente perché sono passati 18 anni, 17 anni, l'intervenuta la magistratura che ha sequestrato tutto, cioè ha sequestrato tutto nel senso che noi in quel momento i garanti già avevano accertato la presenza di percolato per quasi 27 metri, quindi anche il sistema di drenaggio del sistema della discarica non funzionava. Quindi se noi mettiamo insieme sia il fatto che non c'era un drenaggio e non c'era una bonifica reale, con il fatto che c'erano dei residui nucleari, è chiaro che la magistratura è intervenuta e ha bloccato tutto. Da quel momento hanno messo i vincoli e tutto è. Abbiamo potuto solamente avere la soddisfazione di vedere togliere il panettone, quello di Napoli, che era lì di fronte, perché grazie a un intervento, come posso dire, spot, l'hanno tolto, e quello, anche quello era una fonte di inquinamento abbastanza forte. Diciamo, questa è sempre stata l'area vasta dell'Utero, molto importante, perché tenga presente che noi non sappiamo esattamente la falda se raccoglie, a che altezza può raccogliere, se invece si è incistata la zona di effetti organici. Sappiamo che ci sono 27 metri di percolato, attualmente c'è ancora questo.
non è stato riassorbito. Adesso stanno cominciando le operazioni di bonifica. Io faccio parte di quegli 11, lo cascio, la sentenza del CEDU a livello della Commissione Europea dei Diritti Umani, che ha vinto la causa in quanto c'è un danno effettivamente, un danno di sanitario nei nostri confronti, perché noi siamo di San Nicola e quindi vivendo qui abbiamo dovuto subire questo danno, diciamo, sanitario. Dottore, la sentenza della CEDU è arrivata proprio pochi giorni fa. Sì. Che cosa avete pensato quando, dopo tanto tempo, qualcuno vi ha dato ragione? Allora, fondamentalmente ci dispiace che l'Italia ovviamente deve pagare e quindi gli altri paghino per errori di alcuni. E che quello che mi dispiace molto è che chi ha causato questo danno ovviamente non è più responsabile politicamente. Cioè, è la solita sintesi che si fa normalmente in queste cose, in cui chi ha veramente determinato un problema poi alla fine non paga, e paghiamo sempre noi cittadini, perché pagherò anch'io per questi soldi che dovremmo dare di multa alla comunità. Non mi è piaciuto, non sono soddisfatto di questa sentenza, sono soddisfatto del fatto che l'abbiano preso in considerazione, che ci abbiano preso in considerazione, ma sarebbe una forma di narcisismo personale. Da un punto di vista comunitario mi dispiace, perché in effetti avrei preferito che avessero già risolto il problema qui con la bonifica. La discarica Louttaro è situata nella zona sud di Caserta, al confine con i comuni di San Nicola la Strada, Maddaloni e San Marco Evangelista. Nei pressi sorgono quartieri residenziali e insediamenti produttivi. La vicenda del Louttaro a Caserta, per la quale lo Stato italiano è stato condannato dalla CEDU, si intreccia con la storia dell'emergenza rifiuti in Campania, che è andata avanti per una quindicina di anni, dal 1994 al 2009. Per anni ha ricevuto rifiuti umidi, per poi essere chiusa e riaperta nella primavera del 2007 col nome di Louttaro 2 e Nuova Louttaro. E ciò avvenne nonostante le proteste dei cittadini casertani, visto che la bonifica del primo invaso non era avvenuta e che nell'area inoltre già sorgevano altre due discariche realizzate in altrettante cave di tufo, un sito di trasferenza dei rifiuti e a fianco il famoso panettone, ovvero una montagna di immondizia proveniente dalla Notte Bianca che si tenne a Napoli nel 2003. Il panettone fu rimosso solo nel 2010. Ingegnere, il Comitato è attivo da molto tempo su questa vicenda. Quali sono le maggiori criticità che ancora si riscontrano su questo territorio dovute alla presenza di questi invasi? Il problema è che l'area di Louttaro, che appartiene al comune di Caserta, la zona industriale di Caserta, in realtà è una lingua di terra che si insinua tra il comune di San Nicola, San Marco Evangelista. Cioè, in effetti a soffrire della situazione di Louttaro sono i cittadini, soprattutto di altri comuni, per cui diciamo, queste popolazioni hanno sempre subito tutti i miasmi, tutte le problematiche portate da questa discarica. Ed il problema che noi, diciamo, stiamo seguendo è che da anni si lavora sul Louttaro nel senso di progettare, ma è una progettazione che sembra fine a se stessa, cioè ripetuti interventi di caratterizzazione sono fatti dalla Sogesid, che è la società in house del Ministero dell'Ambiente. E sono anni che lavora a caratterizzare, cioè sonda il terreno per cercare di capire dove sono i punti più inquinati. Però facendo questo si spendono molti milioni di euro, sono stati spesi, però non si è mai vista un'azione di, come dire, di risultato, no? di messa in sicurezza anche di una porzione del territorio. Quindi c'è un sistema che non funziona, insomma, il cittadino così osserva, vede spendere denaro pubblico, però non vede nessuna forma di risultato. Louttaro come era 18 anni fa, così è ancora adesso. Adesso speriamo nell'intervento della Commissione Europea che possa effettivamente e definitivamente risolvere il problema. Ecco, noi abbiamo fatto richiesta qualche giorno fa
del progetto che ha fatto, l'ultimo progetto che ha fatto la Sogesit, e speriamo che il suo contenuto sia di un intervento risolutivo in termini di messa in sicurezza dell'area. Cioè, l'area non può essere bonificata perché sarebbe impossibile economicamente, però metterla in sicurezza e fare in modo che le falde acquifere siano protette e non corrano il rischio di essere inquinate si può fare, e noi ci auspichiamo che la cosa avvenga in tempi brevi. Si può dire che in questa zona, dopo che sono stati buttati tanti rifiuti, adesso sono stati buttati anche tanti soldi? E infatti è quello che cercavo di dire, ripeto, insomma, la mia è ovviamente solo un'opinione personale, però è come se tutte queste società che lavorano, lavorano fini a se stesse, no? Cioè, non per portare un risultato a favore della collettività, ma per mantenere, diciamo, l'attività. Ci sono magari fiori tecnici, sono società, io ho conosciuto pure qualcuno, insomma, sono persone competenti, però insomma, noi abbiamo solo mantenuto in vita questa società, però il risultato... Non si vede l'obiettivo. Perché l'Unione Pubblica non riesce a vedere la chiusura dell'obiettivo. Sebbene si trattasse di un'area già compromessa dal punto di vista ambientale, Louttaro 2 fu aperta in seguito a un protocollo d'intesa firmato nel novembre del 2006 dal sindaco di Caserta Nicodemo Petteruti, dal presidente della provincia di allora Sandro De Franciscis e dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania Guido Bertolaso. L'invaso nel 2007 rimase in funzione solo pochi mesi, tra continue chiusure e riaperture. Fu prima il sindaco a chiudere l'invaso, poi riaperto dal commissario. Quindi lo chiuse il giudice civile di Napoli, a cui si erano rivolti i comitati, e sempre il commissario lo riaprì. Infine, nel novembre del 2007, intervennero i carabinieri del NOE a sequestrarlo su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini della Procura diedero vita a un processo sull'apertura e la gestione dell'invaso che si è concluso senza colpevoli. Da 15 anni però la maxi discarica, formata da Louttaro 1 e 2, per quanto chiusa, non è mai stata messa in sicurezza. E nel 2019 la Procura ha sequestrato nell'area 12 pozzi utilizzati per le colture agricole e l'uso domestico, risultati contaminati per decenni con l'arsenico usato per l'attività industriale. In Regione Campania le bonifiche vanno molto a rilento e quindi qui ci troviamo ancora con questo cumulo di rifiuti indifferenziati. È chiaro che c'è stato un problema per cui poi la Corte dei diritti umani europei ha deciso di sanzionare il paese Italia, quindi la nazione Italia, per come ha gestito questo sito, non solo questo sito ma anche questo sito, che è, come dicevi tu, uno dei più grandi della Regione Campania e forse d'Italia. Ecco, questo ha riacceso un po' i fari su questa vicenda. Adesso insomma è stato accelerato anche un percorso, sono stati stanziati dei fondi. Voi come comitati siete ottimisti? Cioè pensate che sia la volta buona? Allora, intanto c'è da dire che qui sono compromesse anche le falde acquifere, perché l'invaso era previsto uno scavo fino a 15 metri, in realtà sono arrivati a 30 metri, la falda acquifera sta a 27-28 metri, quindi già questo è un problema enorme. E noi siamo poco ottimisti per quello che è l'andamento bonifiche in questa regione e siamo in realtà molto preoccupati, tant'è vero che qui la Corte europea si è espressa per degli esposti che hanno fatto degli abitanti che abitavano in zona, evocando la discriminazione ambientale, cioè chi era vicino a questo tipo di discarica poteva ammalarsi e quindi rispetto a chi abitava più lontano era discriminato, e la Corte europea ha dato ragione agli 11 che si sono appellati appunto alla Corte europea. Ecco, il che significa che ammalarsi è possibile, ma noi non sappiamo effettivamente qual è l'impatto sulla salute di questa struttura, almeno non è mai stato fatto uno studio.
No, specifico no, però sappiamo che nel 2021 con certezza, in virtù di studi commissionati dalla Procura di Napoli Nord all'Istituto Superiore della Sanità, che c'è un nesso di causalità tra ambiente inquinato e malattie di vario genere. È evidente che questo è un ambiente inquinato e quindi di conseguenza, per quello che ci dice l'Istituto Superiore della Sanità, c'è una correlazione. Perché il grido di allarme delle associazioni e dei comitati ambientalisti va preso non come una provocazione, non come una voglia di protestare, punto, basta, ma anche come stimolo a dover agire dal punto di vista istituzionale. Mimmo, poi rifiuti e criminalità organizzata vanno spesso d'accordo? Vanno spesso d'accordo in nome del profitto. Perché non ci dimentichiamo le dichiarazioni di Vassallo, che era un imprenditore, uno dei primi imprenditori sui rifiuti, di quello che poi ha detto Carmine Schiavone, informazioni segretate fino a qualche anno fa. E chiaramente la Camorra ha avuto un ruolo centrale in tutto questo, perché nella gestione emergenziale la Camorra, che gestiva discariche e era connivente anche con alcune pubbliche amministrazioni, ha tratto grande profitto. Ecco, di tutto questo, appunto, adesso gli atti sono stati, non sono più segretati, bisognerebbe continuare ad indagare? O pensa che insomma appartiene al passato tutto questo? No, appartiene al presente e purtroppo appartiene anche al futuro, perché tutta questa brutta storia ha delle conseguenze, sta avendo delle conseguenze, avrà delle conseguenze sulla salute dei cittadini. Il passato serve per capire dove si è sbagliato e per dare alle istituzioni una consapevolezza dei danni e quindi essere da stimolo per poter agire davvero questa volta in modo definitivo. Però, ripeto, io su questo non sono molto ottimista. Il timore è che questa messa in sicurezza sia arrivata troppo tardi. L'impatto sanitario dell'inquinamento sulle popolazioni interessate è già disastroso rispetto all'insorgenza di patologie tumorali, alla mortalità e ai dati dell'ospedalizzazione della cittadinanza presente in zona, riportati sia nella sentenza della Corte di Giustizia europea sia in una deliberazione della Corte dei Conti del 2022. L'Istituto Superiore della Sanità, in uno studio pubblicato nel 2020, dichiarava che si osservano eccessi statisticamente significativi di mortalità per i tumori del fegato e della vescica, in entrambi i generi, per i tumori della mammella nelle donne e per i linfomi non Hodgkin negli uomini. Dottore Sant'Agata, dove ci troviamo in questo momento? Allora, ci troviamo nella zona sud dell'invaso Louttero, perché l'invaso Louttero è stato riempito, questa cava di tufo, da tre discariche. Ma quelle che adesso sono oggetto di messa in sicurezza, perché non devono parlare di bonifica, perché bonifica significa rimozione di tutti i rifiuti, cosa che non è possibile fare, e quindi si deve fare una messa in sicurezza. I due invasi che devono essere messi in sicurezza sono quella là di Migliore Carolina, che sarà fatta dal comune di Caserta con i 6.500.000 euro che ha ricevuto, e invece per quanto riguarda Louttero la messa in sicurezza sarà fatta con un progetto preparato dalla Sogesit, che è prossima, i lavori dovrebbero iniziare tra breve. La messa in sicurezza è un atto, diciamo, importante, ma quello che è più importante è monitorare la falda acquifera, perché la falda acquifera è quella là che presenta delle criticità abissali, enormi, perché l'allestimento della discarica di Louttero da parte di, dopo questo patto di intesa, protocollo d'intesa, è stato fatto in un modo scellerato, perché è stato, diciamo, l'invaso non è stato preparato bene. Però. E lei può dirlo, perché quando fu aperta lei c'era? Sì, perché io fui nominato proprio da Bertolaso il tecnico
del Comitato dei Garanti. Questo Comitato dei Garanti doveva non diciamo controllare, doveva sorvegliare come veniva fatto questo conferimento, come venivano fatti, come veniva stata allestita la discarica. Nell'allestimento le foglie di geomembrana, i fogli di geomembrana devono essere saldati tra di loro per impedire che il percolato, tutto ciò che si forma nell'invaso, vada a finire nell'ambiente e soprattutto sotto la parte sottostante all'invaso e quindi a finire nella falda acquifera. Perché la falda acquifera è fortemente inquinata? Perché la falda acquifera, perché l'impermeabilizzazione è stata fatta male, malissimo, perché nel progetto della Sogesit parla di stanziamento dei fondi, di come vogliono fare questo capping, questa messa in sicurezza dell'invaso, però non parlano del monitoraggio futuro della falda acquifera. Noi qui vediamo alcuni, ci sono dei pali gialli, sì, che hanno usato proprio per le caratterizzazioni, sì, che si sono, sì, sono state, sì, avviate, sì, in questi, sì, ultimi anni. Gli esami, le indagini sono state fatte, sì, ma oggi sappiamo quanto è inquinata la falda acquifera di questo territorio? Sì, è molto molto inquinata. Allora le dico una cosa, qui sotto, sotto i nostri piedi, scorre una falda acquifera la più importante dell'Italia meridionale, un acquifero da 600 milioni di metri cubi di acqua all'anno di ricarica, che prende origine dai monti di Fadini. Parte da lì, scende, passa sotto la discarica Lauttero, quindi ha un primo insulto ambientale, quindi un primo insulto di, ma molto molto imponente, va bene? Quando passa qui sotto, poi prosegue nel suo cammino lungo la pianura campana, passando sotto all'altra grande discarica della Masseria Monti, dove ci stanno, sono state seppellite centinaia e centinaia di pile esauste. Dopodiché attraverso tutta la falda di Marcianise, la zona di Aversano, dove nei decenni scorsi sono state interrate di tutto e di più, che tutti sanno, che però nessuno prende in considerazione. Dopodiché sfocia al lavello di Castelvolturno nel Mar Tirreno. Di questi 600 milioni di metri cubi di acqua, 200 vengono utilizzati a scopo idropotabile, 100 per scopo diciamo antincendio, insomma, e 300 per l'irrigazione agricola. Per l'irrigazione. Allora, se questa falda qui, se quest'acqua è inquinata, irrigando i prodotti agricoli che poi finiscono sulla nostra tavola, qua hanno trovato, dottore, non l'ho trovato, l'ha trovata l'ARPAC, l'ha trovata insomma la società che ha fatto la caratterizzazione. Qua ci stanno valori di cromo, di manganese, di piombo, pazzesche. E queste sostanze vengono utilizzate dagli agricoltori e nessuno dice niente. L'area vasta di Lauttaro negli ultimi 15 anni è stata sottoposta ad un'importante campagna di indagini e di caratterizzazione che ha visto coinvolte ARPA Campania e Sogesid SPA, ovvero la società di ingegneria in-house providing del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il MASE, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel 2018 fu stipulato un accordo tra Regione e Invitalia, finalizzato ad attuare gli interventi previsti per la messa in sicurezza della falda acquifera. Solo qualche giorno fa il comune di Caserta ha annunciato poi lo stanziamento di 6 milioni e mezzo per bonificare una parte della discarica di Lauttaro. L'intervento partirà nel 2024. Assessore Moncherino, dopo più di 15 anni si è giunti ad una svolta per quanto riguarda una delle discariche che preoccupano di più questo territorio. Contemporaneamente però è arrivata anche una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che obbliga l'Italia a pagare
per come è stata gestita negli anni. Come comune, che cosa state facendo? Allora, intanto sull'area Vassa Louttaro entrano in gioco diversi soggetti. Sogesid S.P.A., che è una società in house di ingegneria del MIT del MASE, che si è occupato di diverse tematiche. La prima, la messa in sicurezza, il ripristino ex ante di quello che viene denominato ex panettone, piano di caratterizzazione, indagini su tutta l'area vasta Louttaro. E infine si doveva occupare del progetto di messa in sicurezza dell'invaso nuovo Louttaro, della discarica nuova Louttaro, e finalmente dopo tanti anni i cittadini di Caserta abbiamo anche partecipato alla conferenza dei servizi, è stato approvato il progetto esecutivo per questa messa in sicurezza. E quindi ci aspettiamo adesso tempi celeri nell'arco del 2024 che vengano avviate le attività di appalto per la realizzazione delle opere, per poter mettere insomma il punto su questa vicenda. Intanto non dimentichiamo che esiste anche il progetto di messa in sicurezza della falda, che è un progetto di Invitalia, e il Comune di Caserta è risultato soggetto attuatore, quindi abbiamo ottenuto un finanziamento di 6,5 milioni per la messa in sicurezza della discarica ecologica meridionale. Parte dal DM 269 del 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, poi successivo accordo tra Regione Campania e Ministero, e individuazione del Comune di Caserta quale soggetto attuatore. Si tratta di un progetto di capping, quindi un progetto che prevede la realizzazione, in parole semplici, di un cappello che non permetterà all'acqua piovana di permeare all'interno dei rifiuti e quindi di trascinare con sé delle sostanze inquinanti che possano poi arrivare alla falda. Questo tipo di progetto poi prevede anche una naturalizzazione dell'area con la realizzazione di un'area verde, e quindi un grande risvolto dal punto di vista ambientale, con la chiusura di una vicenda annosa e che ci vede anche in questo caso protagonisti. Ecco, un cappello che appunto chiude, isola in qualche modo la parte pericolosa. Di bonifica ovviamente è difficile parlare, perché la bonifica richiede invece la rimozione, ed è una cosa probabilmente che non vedremo mai. È vero, però intanto aver previsto un progetto di messa in sicurezza della falda che in contemporanea viene portato avanti da Invitalia permette quindi che non ci sia poi un inquinamento dal basso. Nel frattempo però in questi anni la falda può essere stata toccata, inquinata da tutta quella mole di rifiuti? Infatti dai risultati di tutte le indagini che sono state realizzate in questi 15 anni da Sogesid, che sono indagini geognostiche, geotecniche, rilevamenti in falda, caratterizzazioni, si è rilevato che la falda presenta delle percentuali di alcuni inquinanti superiori alle percentuali di soglia. E in questo caso per tenere almeno sotto controllo la situazione, cosa bisognerebbe fare? Continua l'attività di monitoraggio della falda, sono in essere attività continue. Proprio nelle scorse settimane è stato presentato anche un progetto integrativo di monitoraggio dell'area da parte di Sogesid, quindi si deve continuare a monitorare e intervenire prontamente intanto per queste messe in sicurezza. Il che significa però che nel frattempo queste sostanze inquinanti hanno raggiunto già la falda e quindi in qualche modo si sono inserite nel percorso della falda acquifera, e quindi anche per l'uso agricolo o potabile. Infatti nell'area non è possibile effettuare agricoltura, non è possibile nemmeno per uso personale. Abbiamo emesso un'ordinanza sindacale che non permette assolutamente l'uso a fini agricoli dell'area. Quali sono le sue aspettative anche come assessore all'ambiente di questo comune? Le mie aspettative intanto che si inizi finalmente ad andare veloce, perché il passo non è stato adeguato, è stato troppo lento, e sono contenta che proprio con questa amministrazione che abbiamo visto la luce fuori dal tunnel, insomma vediamo finalmente
la possibilità di mettere mano e di risolvere una problematica molto, molto vecchia. A questo punto si spera che per il territorio casertano sia giunta la vera svolta. L'auspicio è che la messa in sicurezza possa concludersi davvero entro il 2025, perché si restituisca, almeno in parte, a questi cittadini la possibilità di vivere in un ambiente più monitorato e sicuro.